Ciao a tutti. Vi auguro un nuovo giorno di fiducia perché forse questo sarà un buon giorno per iniziare qualcosa di interessante. Per favore sii fiducioso, punto. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 17 gennaio 2021. Oroscopo Vergine di oggi. Domenica piacevole quasi come ai vecchi tempi. Se chiudete gli occhi vi sembrerà di essere tornati ai vecchi tempi, quando tutti uscivano tranquilli e senza mascherina, ci si assembrava ai tavolini del bar, si andava al cinema, ai concerti, a ballare. A sentirle oggi queste cose sembra di leggere un libro di storia sullo stile di vita degli antichi egizi, dei greci, dei celti. Invece era solo ieri, società contemporanea del XXI secolo. Ecco perché oggi siete così di buon umore, a parte qualche guizzo emotivo voluto dalla Luna all'opposizione, subito corretto però dai super trigoni di Venere, Marte e Urano, tutti amiconi del vostro segno. Reale o immaginario il viaggio, anche se ridotto a un piccolo spostamento verso il centro commerciale più vicino a casa vostra, diviene un evento avventuroso, qualcosa che si aspetta da ore, magari da giorni. No, non siete impazziti, come dicevano i romani, o tempora, o mores, quando cambiano le condizioni esterne, quelle che prima erano abitudini diventano eccezioni, sufficienti a cambiare il colore della giornata, imprimendole una nuova direzione. Amore a tutto campo. Non solo per il partner, i vostri figli, gli amici, il vostro è un amore più universale, per la vita, la bellezza, l'umanità intera. Astro tarocco del giorno per Vergine. La forza. La coppia è pervasa da una forza straordinaria che si manifesta in vari modi, il vostro partner lotta per avervi ed è pronto ad ogni sacrificio pur di non perdervi. Tenacia e passione nei sentimenti. Capacità di sviluppare il rapporto di coppia. Nuova vitalità per i single che potrebbero lasciare il loro stato ben presto animati da una forza di volontà straordinaria. Abbiate cura di fare voi il primo passo per chiarire con un vostro ex delle situazioni poco chiare o che comunque vi hanno lasciato l'amaro in bocca. In fondo siete voi che cercate risposte e chiedete spiegazioni. I single dovranno selezionare con attenzione le nuove conoscenze e discernere le persone false da quelle sicure. Sincere, acquisti di ogni tipo. Ma prima di spendere, fatti un po' di conti. Incassi, ma anche tante spese. Meglio non comprare cose inutili. Oggi cercate di fare del bene e di cuore. Qualsiasi cosa farete oggi di buono e di positivo vi verrà presto ricompensato centuplicato. Ricordate che la vostra destra non sappia ciò che fa la sinistra, fate del bene senza vantarvene. Fate attenzione a certe situazioni create ad arte da quelli che vi stanno intorno. Siate gentili con tutti ma guardatevi bene dall'immischiarvi in cose non vostre. Cercate di chiarire subito, o appena possibile, una situazione che vi sta a cuore. Con il tempo potrebbe consolidarsi infatti una rottura e difficilmente verreste a capo della cosa risolvendola. Sappiate cogliere al volo le occasioni che vi vengono offerte oggi, in amore però siate prudenti e fatevi furbi come volpi. Vantaggi da gruppi, lavori di squadra. Esci con gli amici questa sera. Contrarietà nel domestico. Non essere polemico con parenti e vicini. Il momento è ideale per concludere un affare che avete in trattativa da tempo. Definite bene le condizioni e mettete nero su bianco non senza l'assistenza di una persona fidata ed esperta. I single oggi non rimarranno delusi, perché conosceranno persone interessanti o comunque getteranno le basi per nuovi incontri destinati a dare i loro frutti in futuro. Assicurati che i tuoi desideri siano chiaramente decodificati e solo in questo modo troverai un partner premuroso e disposto a soddisfare il tuo desiderio. Questo è un buon momento per iniziare un... Ci sono buone notizie nell'area di competenza. Luna all'opposizione, ma a correggere eventuali nebulosità provvedono Venere, Marte e Urano, tutti quanti in segno di terra, in trigono al vostro. Dunque su con la vita, non fatevi il sangue amaro per qualche sottile rivalità, il mondo non è fatto tutto a vostra immagine e somiglianza. Qualcuno vi adora, mentre qualcun altro vi snobba. Nei riguardi di questi ultimi coltivate l'arte buddista dell'indifferenza. Amore ed Eros, se nei confronti del partner siete sospettosi, la colpa non è sua, ma vostra. Maniaci dell'indagine, modello Sherlock Holmes,
e incapaci di dare fiducia a chiunque, proprio come San Tommaso, che per credere alla realtà delle piaghe di Cristo ci volle infilare il dito. No, il partner non vi tradisce e i vostri figli non fanno pazzie, qualche sciocchezza sì, come è normale alla loro età, ma tutto finisce lì. Se qualcuno vi intriga, pandemia permettendo, provate a lasciarvi andare, non tutte le storie finiscono con una clamorosa delusione. In coppia, voglia di un pupo subito realizzata. Detto fatto, con Luna e Nettuno in angolo negativo dal segno nemico, amatissimo dei pesci, avete la necessità o meglio l'urgenza di dedicare più spazio ai sentimenti, specie se appartenete alla seconda decade. Avrete modo di avvertire che il vostro partner vi richiede un'intensità e un impegno emotivo maggiore. Sappiate darlo. Luna e Nettuno in angolo tecnicamente negativo vi obbligano a essere profondi e a non dare nulla per scontato nella vostra relazione fissa. Lavoro e denaro, niente lavoro oggi e se vi tocca con i clienti non siete del solito umore. In loro vedete potenziali untori, il qual pensiero vi rende reticenti o perfino antipatici. Forte la voglia di arte, di viaggio, di libertà, in netta antitesi con le intime contraddizioni e i timori inconfessati. E allora la creatività e al bricolage datevi serenamente a casa vostra, saranno un prezioso aiuto per sfogare tensioni inespresse ed emozioni inconfessate. La scelta di trascorrere la serata concedendovi la visione di un buon film non vi dispiace. Quali sono i generi che vi fanno appassionare di più? Il genere thriller e lo psicologico, senz'altro, tipo classico alla Hitchcock. Punto. Benessere, se qualcosa vi pesa sullo stomaco non si tratta di cibo, ma di sentimenti mal metabolizzati che reclamano una soluzione a breve. Una passeggiata nella vostra città, guardando palazzi e angoli mai notati prima, farà bene sia alle gambe, sia all'anima e vi aiuterà a controllare il nervosismo e a tonificare la muscolatura che, se utilizzata poco o nulla, tende a inflaccidire. E questo sì che invecchia. Per lei, adorate i vostri pupi e se dopo la separazione lui si è trovato una nuova compagna, fate buon viso e non li ostacolate. Certo, siete gelose, non avete il cuore di gesso, ma la serenità dei bimbi viene prima di tutto. Per lui, bellezza e benessere sempre con voi, un po' perché siete fortunate ma soprattutto perché ve le siete guadagnate, in anni, addirittura decenni.